Your Excellencies, for the family photo, we would invite you to look in the central camera for 8 seconds. Thank you. And we're looking for a continued united NATO. They've heard me say, my American president heard me say many times, I still think that that President Putin thinks the way he succeeds is to break NATO. I'm not going to do that, especially with you, Mr. Vest. So thank you for the willingness to do it. Thank you. And I'm really honored to welcome in our midst our dear friend Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Welcome to you, Volodymyr. It's great to have you here. Ukraine has come a long way since we made that decision in 2008 that the next step will be a membership action plan. Ukraine is much closer to NATO, so I think the time has come to reflect that in also the NATO decisions. Or Ukraine on our way to NATO, not in state of NATO, but as security guarantees on our way to integration. J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipement et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant. Sui risultati del vertice le ho detto che sono soddisfatta perché intanto la cosa più importante, che era la più difficile, e cioè mantenere, no, in una fase così delicata anche con molte nazioni che hanno anche punti di vista diversi, problemi interni diversi. Mi pare insomma che si sia centrato l'obiettivo di prendere decisioni che non erano scontate, di prendere decisioni importanti, di farlo tutti insieme. Particolarmente il tema dell'aggressione russa all'Ucraina e il domino di conseguenze che il conflitto ha provocato hanno in questo anno e mezzo messo in discussione molte delle nostre certezze. E però c'è da dire che in questo mondo sempre più incerto anche questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo, che è l'unità. Non c'è, dal mio punto di vista, alcun conflitto con la magistratura. Non c'è sicuramente da parte mia. Chi, diciamo così, confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura che abbiamo visto in altre epoche, temo che rimarrà deluso. Il caso di Leonardo La Russa, ovviamente questa questione è ancora completamente diversa. Voglio dire qui che comprendo molto bene da madre la sofferenza del Presidente del Senato, di Ignazio La Russa, anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda. Io tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che ritiene di denunciare e non mi pongo il problema dei tempi.